per quel che riguarda le opere del suo comune, qual è la situazione? Noi, per quanto riguarda le opere dell'accelerazione della spesa, ne abbiamo portate in porto 9. Le abbiamo portate in porto alcune al 100%, altre al 95%. Quindi speriamo adesso nel mese di gennaio di poter completare l'ultimo 5% e di poter poi avere il completamento dei finanziamenti. L'opera più importante che abbiamo fatto è la creazione di un museo di scienze umane e naturali. Avevamo una vecchia cava per la quale il genio civile ci aveva chiesto di gradonarle, quindi creavamo un ulteriore dissesto geologico e quindi disturbavamo il paesaggio, e mentre noi abbiamo fatto una scelta diversa, ci siamo opposti e abbiamo fatto una richiesta alla regione a suo tempo chiedendo di trasformare questa cava in un museo di archeologia industriale, quindi, e anche di scienze umane e naturali. Il finanziamento ci è stato accordato e oltre ai lavori era previsto anche nel progetto la gestione di questo museo. Dalle offerte è venuta fuori un'impresa che ha realizzato i lavori e che ha preso in gestione il museo per la durata di 30 anni. E questa gestione sarà coadiuvata anche da Città della Scienza e dal Circolo Musicale Scarlatti di Napoli, che unitamente all'impresa Ericusa gestiranno per questi 30 anni questo museo.